Il 19 si discuterà questo ricorso? Bene, sappiate che noi non abbiamo neanche timore di ciò. Quale sarà l'esito? Bene, qua i scenari sono due. Viene respinto? Probabilmente. Anzi, è più probabile che sia così. E ora vi descriveremo anche così, in linea generale, il dettaglio, perché tenete conto che io mi sono talmente preoccupato di questo ricorso che ancora non l'ho neanche letto. Tanto per essere chiari. Quindi, scenario A viene respinto, scenario B viene accolto. E quindi? Voi pensate che si libereranno del Santa Teresino De Luca? Inizierà una gran campagna elettorale che durerà 10 mesi. Vedremo chi arriverà all'appuntamento e vedremo con quali forze i vari Zusaro arriveranno all'appuntamento, viva Dio! Ci sono discussioni su questo, quindi un concittadino che probabilmente forse anche che votato per me, non lo so, se questo Cosimo Natale Rigano, detto c'è capilo, c'è capira? C'è capira, mi dicono, c'è capila, c'è capila, c'ha capila, c'ha capila. Come? Pira? C'ha capira? Non è volgare sto termine. Meglio c'è capiro, dice c'è capiro, c'è capiro, vabbè. Comunque, noi non sappiamo perché ha votato e non ci interessa, probabilmente ha votato per noi e siccome mi dicono che è un personaggio che per la legalità si immolerebbe su qualsiasi altare, giusto? E allora è ovvio, noi lo dobbiamo ringraziare, perché già sono bastate le ombre degli elettrodomestici, delle schede telefoniche e quant'altro, ora anche l'ombra di aver partecipato a una gara elettorale che non doveva essere prefigurata in quei termini. Però voglio fare un ragionamento. Prima chiudiamo questa qua di c'è capilo, c'è capilo. Questo fa un ricorso. C'è però una cosa strana. Io non lo conosco ancora questo ricorso perché sono stato impegnato in altre cose. Questo che era impegnato a ciccare Pilo, cu porta un l'avvocato Giovanni Monforte per presentare il ricorso contro la comunità Santa Teresina. Lo sapete chi è Giovanni Monforte? No! È l'avvocato di Morabito, quello che ha avuto centinaia di incarichi e ha incassato centinaia di migliaia di euro in questi 5 anni e che rappresenta proprio quegli studi, cari miei. Guardate che coincidenza! Ma va! Certo, io non so se è vera anche la leggenda che la firma apposta sul ricorso pare che non sia di Ceccapilo, ma gliel'abbia messa qualche altro. Certo, la perizia calligrafica la chiederemo, tanto ormai non possono cambiarlo più, il ricorso ce l'hanno notificato, quella è la firma. Ah, guardate un po' le leggende, ma se fosse vera una cosa del genere sarebbe grave, ma gravissima. E perché l'avvocato Monforte rischierebbe di non poter fare più l'avvocato, vero? E noi aspettiamo, questi sono dettagli, li vedremo dopo queste cose, però noi non vogliamo pensare male, ma questo Cosimo Natale Rigano, detto c'è capilo, c'è capira, chi l'ha portato dall'avvocato Giovanni Monforte? Chi? Pare che vi scantate tutti.
pubblico. Bravo.